Sì, cara, aspetta un attimo, signora, cercate di rendervi conto che presentarci qui con una richiesta del genere è altrettanto strano quanto presentarsi con una richiesta di divorzio, beh, per esempio, ad una farmacia o ad un laboratorio di analisi cliniche. Esatto, sì, sì. Andrei, sì, cara, è subito, aspetta. Cioè, voi non hanno liquidato l'intera somma, ma noi che cosa c'entriamo? E inoltre, signora, oggi per noi ricorre un anniversario. Qui da un momento all'altro può entrare qualcuno. Scusateci. Ma eccellenza, muovetevi a compassione di me, povera e abbandonata. Io sono una povera donna, sono stanca, morta. Devo brigare per mio marito, far causa agli inquilini, correre di qua e di là per le facciate domestiche. E non di più, eccellenza, mio cognato è disoccupato. Signora Merciutchina, io non posso. E poi mi fate girare la testa, è vero? Voi state disturbando noi e perdete il vostro tempo, credetemi! Eccolo là. Signorina Merciutchina, abbiate la compiacenza, spiegate! Alla signora qui presente, prego. Cosa prego. Desiderate? Io sono una donna debole e indifesa. All'aspetto forse posso sembrare forte, ma ad esaminarmi bene non ho una venuzza che sia sana. Non mi reggo più in piedi e ho perso l'appetito. Oggi ho preso il caffè senza il minimo gusto. Vi ho domandato cosa desiderate. Ordinate che vi diano 15 rubli, il resto anche fra un mese non importa. Mi pare che vi sia stato spiegato in lingua russa che questa è una banca. Sì, se poi occorre posso presentare il certificato medico. Sulle spalle avete la testa o che altro? Cara, io chiedo, secondo la legge, la roba altrui non mi serve. Vi domando, madame, sulle spalle avete la testa o che altro? Beh, che il diavolo mi porti, ho troppe cose da fare, prego. E i denari? In una parola, voi sulle spalle, ecco, lo sapete! Ma guarda un po'! Trattate così vostra sorella! Io sono la moglie di un segretario provinciale! Poche libertà con me! Fuori di qui! Calma! Meno libertà! Se non te ne vai sull'istante, manda a chiamare il portiere! Fuori! Non mi fai mica paura! Ne conosco di tipi come te! In vita mia non credo di aver mai visto un essere tanto repellente! Se non te ne vai sull'istante, ti posso ridurre in polvere! Io sono fatta in modo che posso soffiarti per tutta la vita! Posso anche commettere un delitto! Cane che abbaia non morde! Levatela davanti! Non ci resisto, mi fa nausea! Io non richiedo la roba altrui, ma quello che mi spetta per legge! E poi, in un ufficio pubblico, vestita così, che vergogna! Villanzona! Villanzona, e non siete altro! Sì, sì, cara. Dunque, ti ricordi, eravamo in casa di Bensischi. Mia sorella aveva un vestito di foulard azzurro, sì, e un merletto leggerissimo. Vestita così era un incanto. Sì, sì, un incanto, cara, però vedi... Sì. Potrebbe arrivare da un momento all'altro. Eccellenza, ecco, ecco, quella lì, proprio quella lì, mi ha insultata. Ha detto che la mia testa è come quella tavola. Voi gli avete ordinato di occuparsi del mio caso e lei che fa? Lei mi irride, usa certe parole. Eccellenza, io sono una donna debole e indifesa. Signora Merciutchina, state tranquilla, prenderò delle misure adatte, ma adesso vi prego, vi scongiuro, andate. Andate, signora, ci penserò io, a tutto io. Andate, state tranquilla, andate. Sento che mi sta per arrivare addosso un altro attacco di colpa. Andrei Andreievich, mandate a chiamare il portiere che la prenda Scaramenti fuori, altrimenti quella non se ne va. No, per carità, che si metterà a strillare qui dentro. Ma io devo vivere, eccellenza, non ce la fa. Eccellenza, quando riscuoterò, i denari mi occorrono oggi stesso. Una donna notevolmente vigliacca. Eccellenza, eccellenza, fatemi grazia. Se il certificato medico non basta, posso presentare il certificato di buona condotta. Fatemi grazia, fatemi liquidare la sua. Mi è stato detto che disturbate, ma che tipo siete? Bella mia, non c'è nessuno che si preoccupi per me. È soltanto un mito che io mangi e beva. Ma oggi, oggi ho preso il caffè senza il minimo gusto. Va bene. Quanto dovete avere? 24 rubli e 36 copechi. Eccoli qui, ma vi prego, adesso andate! Vi ringrazio umilmente, eccellenza. Vi ringrazio. Sì, Iago, anch'io è ora che vada. Ma un attimo, ti finisco di raccontare la cosa. Dunque, ti ricordi? Ti raccontavo che eravamo a casa dei Berensischi a cena. E c'era anche Grandileschi, lo spasimante di Katia. E io avevo parlato con Katia, lei aveva una spiegazione con Grandileschi e l'aveva rifiutato. Beh, quindi potevo ritenermi soddisfatta, dopo tutto era andato tutto bene. E a un certo punto stavamo parlando con Katia nel viale quando sentiamo un colpo. Boom! E noi corriamo subito al chiosco e lì giaceva il povero Grandileschi con la pistola. C'è ancora. Eccellenza, che c'è? Mio marito non potrebbe riprendere
Sua eccellenza? Si era sparato proprio al cuore, pensa. E Katia era svenuta. Quel poveretto cercava un medico, chiamava un medico disperatamente e il medico arrivò presto, per fortuna lo salvò. Eccellenza, mio marito non potrebbe riprendere servizio. Via, cacciatelo via di qui, ve ne supplico. Fuori di qui. Via. Fuori. Aiuto. Fuori di qui. Lei. Fuori. Mi ammazzo. Ma non lei, quell'altra, quella terribile. Ma io non ammazzatela. Vieni dunque in porta. Piacere di presentarvi la deputazione! La deputazione! È stato sempre il mio più grande desiderio! È stato sempre un mio sogno! Ma che sto a fare qua con me? Come uno stupido, ma io sono intontito. Vado subito a dirlo a Natascia, subito. Aspettatemi, vado subito. Natascia, scusate. Sì? Sì? Voi pensate che io possa contare sul suo assenza? Ma come? Un bel giovine come voi. È già innamorata di voi, come una gatta. Natascia! Che freddo! Tremo tutto come prima di un esame. Ma l'importante è decidersi. E ci si riflette troppo. Se si esita, se se ne parla troppo in giro, si cerca l'ideale o il vero amore, non ci si sposa più. Natalia Stefanovna è un'ottima vassaia, non è brutta, è pure istruita. Cosa vado cercando? Tanto mi è venuto un ronzio di orecchie. Ma non prendere moglie non posso. Ho già 35 anni, un'età per così dire critica in primo luogo, e poi ho bisogno di una vita normale, regolare. Soffro di un vizio cardiaco, ho delle continue palpitazioni, sono in ascicolo, mi agito per un nulla, ecco, mi ho preso il solito dito, hanno preso il suo pasto. Il peggio è il sonno. Fino a letto mi corico, sto per prendere sonno, quando all'improvviso qui al fianco sinistro, zac, una fitta che sale piano piano, si propaga, va su nella spalla e poi mi prende la testa, mi giro per rovello, salto giù dal letto, giro per la casa, finalmente si calma, ritorno a letto, sto per riaddormentare. E zac di nuovo, sempre così, tutta la notte, una ventina di volte. Ah, siete voi. È papà che mi diceva di là che è venuto un mercante per certa roba. Buongiorno, Ivan Vasilievich. Buongiorno a voi, Regia Natalia Stefanovna. Oh, scusate, sono in grembiule così, alla buona. Sa, stavamo sbucciando i piselli per farli seccare. Ma perché avete lasciato passare tanto tempo prima di venirci a trovare? Volete mangiare qualcosa? No, grazie. Accomodatevi. Ho già pranzato. E se volete fumare, qui ci sono i fiammiferi. Sì, è stata una bella giornata oggi, eh? E pensate che ieri è venuta giù una tale pioggia che gli uomini non hanno potuto lavorare per l'intera giornata.